Questo è il primo seminario di Incipit, come voi sapete non è il caso di ripeterlo a voi perché l'abbiamo detto tante volte, Incipit è questa struttura culturale ed editoriale innestata nel centro edizione della Scuola Normale Superiore che vede lavorare insieme sette grandi istituti di alta cultura italiani con l'obiettivo di raccogliere intorno a temi di ricerca, allievi e ricercatori dei vari istituti in modo da costituire delle sinergie tanto più interessanti perché si tratta di istituti che hanno, come dire, missioni diverse, principi diversi, obiettivi diversi di lavoro, modalità anche diverse di lavoro. Da questa sinergia noi riteniamo che possa venire qualcosa di positivo attraverso appunto la struttura dei seminari che è l'organo principale appunto di Incipit e che dovrebbero essere il luogo di questa discussione fra gli allievi ricercatori di tutti gli istituti come questa mattina e anche il luogo nel quale sperimentare la possibilità che questi seminari e che i temi oggetto di questi seminari diventino oggetto poi di libri da pubblicare appunto attraverso il lavoro delle edizioni della Normale. Quindi ringrazio questa mattina in modo particolare sia Elisa Guidi che ha fatto il solito lavoro straordinario per l'organizzazione del seminario, sia Maria Vittoria Benelli sulla quale poi ricade la responsabilità della pubblicazione quando si decida di pubblicare quelli che sono i risultati di ciascun seminario. Quindi i seminari, io voglio dire solamente questo, sono un momento essenziale del lavoro e sono il luogo appunto di questa discussione e della verifica della possibilità di pubblicare gli oggetti appunto della discussione. Il primo seminario questa mattina è affidato a Lorenzo Mesini su proposta della Fondazione Gramsci e l'argomento è appunto l'egemonia in età globale. Devo dire che mi sembra un tema molto importante, molto impegnativo, ma mi pare coerente con quelle che dovrebbero essere, che vogliono essere le ambizioni appunto di Incipit. Un tema che riguarda sia problemi della storia contemporanea, ma se capisco bene si estenda anche alla discussione di temi propriamente di geopolitica, geopolitici, quindi particolarmente interessante. Ringrazio molto per questo sia la Fondazione Gramsci che ha proposto questo seminario, ovviamente il presidente della fondazione a cui darò subito dopo la parola e naturalmente Lorenzo Mesini per il lavoro che farà. Voglio dire solamente un'altra cosa, il consiglio scientifico si è posto poi il problema di individuare altri argomenti di possibili seminari, ne abbiamo ragionato, ne ragioneremo ancora. Allo stato attuale abbiamo messo a fuoco la possibilità di fare seminari sulle nuove carte di Machiavelli, quelle che sono state scoperte da Daniele Conti e che sono ovviamente una questione di prima grandezza nell'ambito degli studi umanistici e rinascimentali, ma non solo, per tenendo conto di quello che Machiavelli rappresenta anche nella discussione politica oggi in Italia e nel mondo, specialmente negli Stati Uniti d'America. C'è poi una proposta di Andrea Giardina che è presente nel nostro lavoro sia come professore emerito della scuola che come docente dell'Istituto Italiano di Studi Storici e la proposta era il racconto del vinto, cioè non il vinto che parla del vincitore ma il vincitore in che modo parla del vinto con una ricerca diciamo che attraversa per così dire larghi spazi della storia europea che può essere veramente di grande interesse. Poi c'è un tema sul repubblicanesimo, che cosa significa oggi essere repubblicani, ma nel quadro di una riflessione di carattere storico-politica è una proposta che fa l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, mentre sull'Europa c'è una proposta della Fondazione Feltrinelli, anzi in termini controfattuali, non sull'Europa, ma cosa accadrebbe se l'Europa non ci fosse. Hanno poi fatto una proposta gli amici del Collegio San Carlo, la concezione del tempo e la filosofia della storia, mentre l'Istituto Italiano di Studi Storici sta elaborando anche una proposta sui rapporti fra teorie filosofiche e diritto, ma
sono tutti anche temi che si stanno in qualche modo definendo. Noi vorremmo che questi seminari avessero una cadenza mensile e da quello che abbiamo verificato relativamente alla maturità delle varie proposte, maturità nel senso del tempo e dell'elaborazione, il prossimo seminario dovrebbe toccare appunto alle carte di Machiavelli, ai quadernucci di Machiavelli, lo dovremmo tenere fra il 22 e il 27 aprile, è affidato naturalmente a Daniele Conti che ha sviluppato appunto, che ha trovato, che ha individuato queste carte che sono uno strumento veramente, una scoperta veramente preziosa. Abbiamo poi ragionato con Andrea Giardina che potrebbe il mese dopo fare questo seminario appunto sul racconto del vinto, ma andiamo poi a verificare insieme quali sono le entità delle proposte e se ci sia la necessità anche di fare i seminari con una cadenza più frequente di quella mensile, lo verificheremo. Mi pare che insomma il lavoro questa mattina dal punto di vista di Incipit è veramente un dies da segnare albo la pillo, nel senso che effettivamente si parte, di questo bisogna essere gratissimi a Lorenzo e alla Fondazione Gramsci, cominciamo a entrare in mare aperto e verificheremo naturalmente dove e come riusciremo a navigare e dove riusciremo ad arrivare. La nostra speranza è che si possa, come dire, navigare bene e riuscirà ad acquisire dei risultati importanti. Prima di dare la parola a Lorenzo, però vorrei dare la parola all'amico Silvio Pons, il quale vorrà intervenire appunto in questa discussione, e gli sono grato se prende la parola. Prego Silvio, a te la parola. Grazie molto Michele e buongiorno a tutti e grazie di essere presenti. Soltanto due parole, non voglio far perdere tempo allo svolgimento del seminario, soltanto due parole per inquadrare il seminario di oggi in un contesto che è quello della, diciamo di un progetto della fondazione che nasce però anche in stretta sinergia con la scuola normale. Lorenzo si è formato alla scuola. È l'idea di sollecitare gli studiosi, preferibilmente giovani studiosi, e certamente è il caso di oggi, raccogliere e scrivere in saggi brevi di riflessione a partire dalle proprie ricerche, con l'obiettivo di porre in rilievo domande sul presente e sul futuro che sono in esse implicite, e mettendo così alla prova i loro stessi materiali e dispositivi concettuali e storici. Non direi una semplice riproposizione dei temi del presente come storia o della storia del presente, che sappiamo hanno una loro genealogia, soprattutto novecentesca, presso autori anche molto importanti. Ci poniamo lo stesso però obiettivi ambiziosi e diciamo nel contesto di una definizione del presente come storia, probabilmente le assunzioni più importanti che sono dentro questo progetto si possono riassumere così. Primo, contributo nella consapevolezza naturalmente che è un piccolo contributo, ma noi lo vogliamo ugualmente significativo, a restituire un posto alla riflessione sul passato nelle nostre letture del presente, che non può essere affidato soltanto alla cosiddetta public history, anche se la public history è certamente uno strumento importante, e lo sarà, credo, potrà esserlo anche nel nostro seminario. Secondo, una decisa presa di distanza da visioni di tipo teleologico, non in modo generico, ma più precisamente
certe visioni finalistiche e presentiste nello stesso tempo che sono presenti nella terminologia e nei linguaggi della globalizzazione, assumendo invece assumendo questa nozione in una chiave multiforme, controversa, complessa, di una complessità che emana appunto dal suo passato, al quale attingere e dal quale ricostruire. Terzo punto, vedere e analizzare i nessi tra passato e presente non nella chiave più o meno classica delle ricorrenze degli eventi, come spesso è stato fatto, cioè del passato che si ripete, ma invece nella chiave delle trasformazioni, nella coscienza di continuità profonde, ma che richiedono verifica e riflessione sull'adeguatezza delle nostre categorie e sui mutamenti del loro significato. Diciamo, la categoria dell'egemonia è certamente una di queste. Sappiamo tutti che è una categoria gramsciana, e quindi è particolarmente nelle nostre corde, ma a questo punto io ho esaurito il mio compito e do senz'altro la parola a Lorenzo Mesini. Grazie. Buongiorno a tutti, per me è un grande piacere essere qui a inaugurare questo ciclo di seminari. Prima di incominciare ci tengo molto a ringraziare la Scuola Normale, le edizioni, la Fondazione Gramsci per appunto questa opportunità e questo, insomma, così impegnativa di iniziare con un tema di ampia portata come quello che proverò ad affrontare adesso. Poi è molto importante anche per me, essendomi formato alla scuola, quindi tornare in questo contesto a parlare di quelle che sono state le mie ricerche e parte del mio lavoro ad un pubblico più ampio come il vostro. Insomma, grazie per l'attenzione che mi vorrete concedere. Adesso chiederei ad Elisa se fosse possibile partire un attimo con le slide. Io mi presento brevemente, sono Lorenzo Mesini, come è stato anticipato dal professor Cimberto, mi sono formato alla scuola dove ho completato il corso di perfezionamento un anno fa in filosofia, dove mi sono occupato di storia delle dottrine politiche, storia del pensiero politico in chiave, diciamo, interdisciplinare fra storia e filosofia. E il lavoro che presentiamo oggi in un qualche modo parte da una ricerca che ho svolto per la stesura di una voce Treccani intitolata appunto L'egemonia, che però nasce all'interno di un contesto particolare che è appunto l'opera che vedete citata, Le parole del XXI secolo, in cui si è chiesto agli autori di rivisitare e di rileggere alcuni lemmi classici della storia occidentale in generale, alla luce non soltanto della storia, che in realtà è un compito che Treccani svolge egregiamente da anni ormai, ma alla luce di quelle che possono essere considerate le sfide del presente. Ed egemonia ai curatori è sembrata, diciamo, una di quelle parole su cui provare a svolgere questo esercizio. All'interno della voce ho cercato di mettere in luce, al di là di un, come dire, della storia del concetto, le diverse concezioni e paradigmi dell'egemonia che emergono nel corso tra 8 e 900 sostanzialmente, focalizzandosi su quello che è l'egemonia fra stati e quindi toccando il problema dell'ordine internazionale nel cosiddetto lungo XX secolo fino ai giorni nostri. E per fare questo è stato privilegiato
un approccio di tipo interdisciplinare che non si limitasse allo studio delle relazioni internazionali, teoria delle relazioni internazionali concepite in senso classico o accademico, ma provasse ad incrociare anche una più ampia riflessione sulla storia politica e sulla storia del pensiero politico in senso più ampio. Il lavoro era stato organizzato in tre parti e su queste tre parti io vorrei tornare con voi a discutere e ripercorrerne gli elementi principali, e mi scuserete se in un qualche modo molti di questi temi verranno trattati in maniera abbastanza schematica, ma vorrei privilegiare in un qualche modo lo sguardo d'insieme, perché credo che rappresenti in qualche modo un valore aggiunto nel trattare questi elementi, questi problemi. In una prima parte avevo, diciamo, affrontato le tematiche più classiche, quindi quelle di storia dei concetti, e nel passaggio appunto fra l'età moderna, fra il XIX secolo e l'età globale, nel Novecento. In una seconda parte mi sono soffermato più sulla storia politica del mondo post-guerra fredda, quindi entrando più sul presente, e infine la voce si chiudeva con il confronto fra due ipotesi alternative di un ordine mondiale egemonico per il XXI secolo, che in un qualche modo riprendono direttamente o indirettamente la lezione che è stata di Gramsci, ma la declinano in due modalità che non sono soltanto concettualmente diverse, distanti, ma anche politicamente in un qualche modo divergenti. Una è quella elaborata da Henry Kissinger nei suoi ultimi scritti, e l'altra è quella elaborata, diciamo, in un contesto completamente diverso, da una persona completamente diversa, da Giovanni Arrighi, l'economista e il sociologo italiano che ha a lungo insegnato alla Johns Hopkins University di Baltimora. E quindi una lettura, diciamo, incentrata sul ruolo e sul primato degli Stati Uniti, e una lettura incentrata sul declino americano e l'affermazione di una nuova egemonia incentrata sul ruolo cinese in Asia in questo secolo. Ma adesso possiamo, come dire, iniziare dal principio, con una ricognizione di tipo concettuale più di tipo classico, partendo in un qualche modo dal significato del lemma, del termine. Come è noto, egemonia ha un'etimologia greca e significa la supremazia di uno Stato su altri Stati, e in generale quindi una supremazia politica, militare, economica, e nello specifico, come è noto, nell'antica Grecia richiamava l'autorità di esercitare il comando supremo sull'esercito. L'egemonia ateniese all'interno della Lega Delio Attica, l'egemonia, facciamo esempio, di Sparta all'interno della Lega Peloponnesiaca, l'egemonia della Macedonia di Filippo II dopo la battaglia di Cheronea sulle città-stato greche. Il concetto poi viene ripreso in età, nell'Ottocento, in età moderna, all'interno della storiografia e della storiografia medievistica, ma anche, diciamo, storiografia che si occupava di problemi contemporanei, e la ripresa del concetto è legato al ruolo e alla dottrina dello Stato potenza, e quindi interseca tutti i problemi legati al concerto delle nazioni europee, ai problemi dell'equilibrio di potenza in Europa, per poi assumere in un qualche modo un ruolo sempre più centrale nel corso del Novecento, seguendo quella che è l'evoluzione da un lato del sistema internazionale e quella dei suoi principali attori. A livello strettamente concettuale abbiamo in qualche modo individuato un uso più generale del termine, che richiama il predominio politico e materiale in senso classico di un soggetto, che sia uno Stato, che sia una classe sociale, che sia un impero, su altri soggetti che possono essere alleati, dominati, all'interno di un contesto nazionale, internazionale, che però è sempre caratterizzato in senso pluralistico e unificato al tempo stesso, no? Per richiamarsi agli esempi di prima, il sistema delle polis greche, il sistema mondo capitalistico in età moderna, l'Italia risorgimentale, e qui in un qualche modo non possiamo non richiamare
l'opera di Vincenzo Gioberti all'interno del Risorgimento, che sarà molto importante per il lavoro di Gramsci all'interno dei Quaderni del carcere, perché quello è il primo momento in cui il concetto assume una connotazione di carattere etico-politico e non soltanto in termini di diciamo classici di hard power, come si direbbe nelle relazioni internazionali, ma richiama appunto la capacità di indirizzo e di influenza di un soggetto legata appunto al suo primato morale, politico e culturale all'interno di questo tipo di contesto. Ecco, a partire da questa definizione più generale e diciamo sviluppando in qualche modo la lezione gramsciana, abbiamo individuato un'accezione, ed è da individuare un'accezione più specifica, che vede l'egemonia distinta appunto dai meri rapporti di dominio fondati sulla preminenza materiale di una potenza e sulle altre, per individuare un'accezione più specifica che vede una combinazione di forza, preminenza materiale, direzione politica e consenso che può sussistere fra una potenza egemone, suoi alleati e altri soggetti all'interno di un contesto più ampio. E a riguardo la lezione, come ho detto, di Gramsci e la sua riflessione condotta all'interno dell'officina dei Quaderni del carcere è centrale e ha in qualche modo rappresenta un punto di riferimento implicito e non all'interno del lavoro che ho svolto per la preparazione della voce. E, ecco, adesso magari volevo diciamo soffermarmi brevemente su Gramsci per richiamarne in qualche modo quelli che sono gli elementi principali, e mi scuserete se sarò abbastanza schematico e forse anche un po' astratto, ma in un qualche modo sono diciamo coordinate concettuali che sono state poi utilizzate sia anche dalla teoria delle relazioni internazionali nel corso del Novecento, ma poi implicitamente sono diciamo forniscono un criterio, un paradigma analitico di portata generale per la lettura della storia e della politica in età moderna e contemporanea. Qui a riguardo vi richiamo questo volume che è stato pubblicato dalla Fondazione Gramsci una decina d'anni fa, se non ricordo male, e che in un qualche modo ricostruiva e raccoglieva una serie di contributi molto interessanti che diciamo soprattutto da parte di studiosi di lingua inglese che hanno ripreso e sviluppato nel contesto più specifico delle relazioni internazionali una serie di acquisizioni teoriche molto importanti elaborate da Gramsci nei Quaderni. E, brevemente, all'interno della riflessione gramsciana nei Quaderni, come è noto, l'egemonia viene in un qualche modo sviluppata all'interno del laboratorio risorgimentale, della politica risorgimentale, come richiamavo prima, a partire dalla lezione di Gioberti, e poi soprattutto nella lettura che Gramsci svolge della politica contemporanea degli anni 20 e 30, alla luce della, appunto, in chiave di lotta per l'egemonia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E, ecco, tra i vari elementi, ovviamente Gramsci richiama elementi classici: il territorio, la popolazione, i fattori demografici, la potenza economica e tecnologica, la potenza militare, ma soprattutto l'egemonia, come dicevo prima, assume un valore diciamo innovativo all'interno della storia del concetto, proprio per l'accento che Gramsci pone sul primato politico e culturale dell'egemone o dell'aspirante egemone, sia una classe sociale all'interno di un contesto nazionale e internazionale, sia una potenza, una grande potenza che si candida a in qualche modo fornire stabilità e ordine al contesto internazionale. E, ecco, due elementi che in un qualche modo sono centrali, che poi sono stati anche ripresi all'interno della concezione gramsciana dell'egemonia come combinazione di direzione e dominio, forza e consenso. Ci sono da un lato la cosiddetta unità del mondo, cioè il presupposto per parlare di egemonia all'interno dei Quaderni del carcere,
è in un qualche modo la presa d'atto della struttura unitaria del mondo come mercato mondiale in età moderna e contemporanea, quindi un contesto plurale, pluralistico al suo interno, ma unificato dalle logiche, da logiche economiche, dallo sviluppo, dall'innovazione, dallo sviluppo tecnico e scientifico. Quindi parlare di egemonia per Gramsci significa sempre collocarsi all'interno di un'ottica di storia mondiale all'interno della quale poi ha senso ritagliare e individuare delle singole storie nazionali soltanto a patto di mantenerne ben in mente, mantenere chiari tutti i nessi che legano queste storie all'interno del quadro più ampio della storia globale, no? L'egemonia chiama sempre in causa la possibilità di combinare fattori nazionali e internazionali e nella costruzione di, diciamo, creativa di costellazioni internazionali nuove, no? Quindi la concezione della storia moderna come la successione di costellazioni egemoniche che sono incentrate sulla preminenza di un soggetto. L'altro elemento su cui non possiamo non richiamare l'attenzione a livello teorico è l'interdipendenza. In un qualche modo l'interdipendenza economica, che abbiamo già richiamato prima all'interno del mondo unificato, all'interno del mercato capitalistico, ma anche l'interdipendenza forte fra quello che Gramsci chiama il nazionalismo della politica e l'internazionalismo, una portata globale, universale dell'economia in età moderna e contemporanea. Un tema che non possiamo non richiamare, e poi chiudo questa parte panoramica su Gramsci, legata però all'interdipendenza, è un elemento strutturale che in qualche modo ritorna poi in tutta la storia del Novecento, soprattutto in Europa, è la crisi dello Stato-nazione dovuta all'intreccio e alla crescente interdipendenze economiche e politiche a livello prima occidentale e poi globale. Quindi l'egemonia a livello internazionale costituisce sempre per Gramsci un criterio analitico da un lato, ma poi nell'analisi della storia rappresenta una realtà che può essere in potenza o in atto, cioè può esserci o può non esserci, perché dipende sempre di volta in volta dalla capacità o da una mancanza di capacità egemonica da parte di un attore, che è sempre legata, che si deve confrontare con la necessità, con la sfida di mettere in campo delle strategie globali rivolte al perseguimento di decisioni, obiettivi, regole e modelli culturali condivisi in un contesto pluralistico, no? E, per fare solo un esempio, non possiamo non citare quello che in qualche modo il caso con cui Gramsci si confronta è sostanzialmente con la fine dell'egemonia informale dell'impero britannico dell'Ottocento, con la Prima Guerra Mondiale e la mancata disponibilità da parte degli Stati Uniti ad assumersi un ruolo autenticamente egemonico negli anni 20 e 30, nonostante fossero la potenza economica che detenesse il primato a livello mondiale. A riguardo qui richiamo il libro che Adam Tooze ha scritto nel 2014 proprio su questo tema, sulla Grande Guerra e sul tentativo di ricostruire un ordine autenticamente globale negli anni 20, che poi fallisce per stringere al massimo per l'indisponibilità americana ad assumersi gli oneri e gli onori dell'egemonia a livello globale. E in un qualche modo questo è un libro molto, molto significativo, perché emerge tra le righe quello che Gramsci aveva definito il contrasto, la contraddizione mai risolta fra il carattere nazionale della politica e le interdipendenze di portata tendenzialmente globale dell'economia del Novecento. No? Quindi, per riassumere, in un qualche modo, una delle principali lezioni che i quaderni ci lasciano in materia di egemonia è che appunto l'egemonia in età contemporanea costituisce, rappresenta, chiama in causa l'esercizio della politica nelle sue forme più ricche, creative ed ambizione, e soprattutto
e soprattutto l'impossibilità di porre la questione nei termini classici di semplice dominio militare, tecnologico ed economico di una potenza sulle altre, quindi una distinzione netta tra, diciamo, forme di unipolarismo, se vogliamo, questa cosa ritornerà nel corso del Novecento, con invece assetti più propriamente caratterizzati in senso egemonico. Ecco, con questa, diciamo, finito la prima sezione, passerei alla seconda, che è quella che riguarda in qualche modo il passaggio dall'egemonia, appunto, dal Novecento al nostro secolo, no? Perché in un qualche modo nel Novecento è stata individuata da molti studiosi storici, anche studiosi di relazioni internazionali, nella Guerra Fredda come, se vogliamo, l'età d'oro dell'egemonia novecentesca, incentrata sul primato degli Stati Uniti. Primato che, per esercitarsi in forma egemonica, diciamo in maniera molto riassuntiva, si basa necessariamente su una decisione consapevole di esercitare un ruolo assolutamente inedito sulla scena mondiale da parte degli Stati Uniti. E a riguardo cito il recente libro di Steven Wertheim, che ha ricostruito appunto in maniera molto originale il passaggio, appunto, di consegne che avviene tra, diciamo, l'egemonia inglese in crisi e l'egemonia americana negli anni 40, fra il 41 e il 45. È un libro molto importante da questo punto di vista, che consiglio a tutti. Qui ho voluto richiamare l'immagine di Franklin Delano Roosevelt, che guarda, diciamo, all'Europa, però ovviamente guarda il mappamondo, quindi richiama il carattere in qualche modo globale delle sfide che sono state affrontate in quel momento, e altre due immagini che in qualche modo rappresentano due elementi fondamentali dell'egemonia americana durante la Guerra Fredda. Da un lato il cosiddetto piano Marshall, quindi diciamo l'impegno per la ricostruzione economica dell'Europa all'interno di un contesto di interdipendenze, di riapertura del mercato occidentale e di forte interdipendenza, diciamo, atlantica, interdipendenza che era stata rotta, ricordiamo, nel corso negli anni 30. E a fianco di questo l'importanza della, come dire, la società dei consumi, no? L'impero dei consumi, che rappresenta uno degli elementi più importanti del soft power americano nella ricostruzione europea e del rapporto transatlantico. Qui ho riportato l'immagine di una pubblicità della Douglas, azienda produttrice di aerei americana, che in qualche modo è molto indicativa al riguardo, perché gli aerei che fino a pochi anni prima bombardavano le città tedesche adesso sono rappresentati lanciare bicchieri di latte a una bambina tedesca, e quindi, diciamo, è un'immagine che ho scelta proprio perché rappresenta molto bene la costruzione e l'assunzione di un impegno assolutamente inedito da parte degli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra. Tornando all'egemonia, ecco, non posso non richiamare a riguardo uno degli studiosi delle relazioni internazionali più importanti al momento, John Eikenberry, che ha definito proprio gli anni, diciamo, fine anni 40, fino agli anni 70, e poi per esteso la Guerra Fredda, come appunto l'età d'oro dell'egemonia del Novecento, incentrata appunto sugli Stati Uniti, come Leviatano liberale, no? Dal titolo del suo libro del 2012, che è stato pure tradotto in italiano, quindi è disponibile anche in Italia, in cui ricostruisce molto bene quelle che sono le caratteristiche della cosiddetta egemonia liberale americana, che possiamo dire gramscianamente, fra virgolette, non si basa unicamente su un primato materiale degli Stati Uniti, ma anche su una disponibilità ad autolimitare in un qualche modo, vincolare questo primato all'interno di un sistema comunque gerarchico, ma di carattere cooperativo e di condivisione di obiettivi, di regole e di benefici con i propri alleati occidentali.
Ecco, dopo la guerra fredda, e qui ci riconnettiamo alla parte più, se vogliamo, attuale di questo seminario della voce, fallisce, qui anticipiamo, il tentativo americano di rendere universale quell'egemonia che, come ha descritto molto bene John Aikenberry, era stata istituita all'interno del campo occidentale, all'interno della guerra fredda e nel confronto con l'Unione Sovietica. Ecco, qui avevo preparato un po' di slide su altri, diciamo, teorici dell'egemonia all'interno delle relazioni internazionali, ma forse queste possiamo passarle più velocemente. Qui cito Robert Gilpin, studioso anche egli, professore a Princeton, che ha indagato la storia, ha ricostruito la storia in età moderna e contemporanea come successione di cicli egemonici incentrati su una potenza egemone, e soprattutto richiamando l'attenzione sul fatto che il passaggio fra un ciclo egemonico e l'altro è segnato da guerre egemoniche, guerre di sistema. Ma su questo magari potremo passare più velocemente, potremo ritornare dopo se ci sono domande. Procediamo. Ah, ecco, volevo fare un breve richiamo al confronto fra, diciamo, questo va specificato, secondo me è importante, far emergere la differenza che sussiste fra le teorie dell'egemonia con il realismo politico classico e, diciamo, strutturale, neorealismo politico, che in qualche modo rappresenta una, se non forse la principale, delle correnti all'interno dello studio delle relazioni internazionali. Egemonia si distingue nettamente, per quanto intersechi le teorie realiste, per diversi aspetti. Sin dal secondo dopoguerra l'egemonia è sempre stata contrapposta alle teorie dell'equilibrio politico, dell'equilibrio di potenza, scusate, fra stati. Qui al riguardo ho voluto richiamare il classico della storiografia tedesca internazionalista di Ludwig Dejo, Equilibrio o egemonia, in cui in qualche modo l'egemonia veniva a rappresentare un elemento, diciamo, di disturbo all'interno del classico concerto d'Europa. L'equilibrio di potenza, l'Europa, secondo Dejo, si è sempre mossa secondo, diciamo, la logica dell'equilibrio di potenza. Tutti i tentativi di costruire un'egemonia, però, che Dejo intende come semplice primato militare, politico ed economico di una potenza sulle altre, hanno in qualche modo provocato il disastro del continente e costituiscono delle anomalie, no? Per la scuola realista, quindi non lo so, Napoleone Bonaparte, Adolf Hitler hanno voluto, secondo questo genere di costruzioni, indebitamente rompere l'equilibrio europeo fra stati, imponendo un'unica, diciamo, egemonia sul continente. Quindi questo è un tipo di riflessione che ho voluto richiamare, che all'interno della guerra fredda si svolge in un qualche modo per prendere commiato dall'età, se vogliamo, classica delle relazioni fra stati nazionali in Europa. Qui poi vi riporto, diciamo, a livello grafico, forse può essere utile visualizzare la differenza fra le teorie realistiche dell'equilibrio di potenza, no? In cui secondo cui la stabilità internazionale è assicurata appunto fra l'equilibrio di potenza fra stati tendenzialmente uguali e da alleanze in un sistema internazionale che è considerato anarchico per definizione, proprio perché manca un'istanza superiore che sia in grado di costringere gli stati all'ordine, che vada distinta questa concezione con le teorie dell'egemonia in senso più classico, secondo cui l'ordine internazionale è assicurato invece dallo squilibrio, no, dalla gerarchia fra stati, che vedono appunto uno stato egemone intrattenere rapporti gerarchici con stati alleati e stati dominati, e quindi da qui poi si riconnette a tutte le diverse teorie dei cicli egemonici, no?
Per il realismo l'instabilità è data proprio dalla disparità, dagli squilibri, quindi un'ascesa di una potenza egemonica rappresenterebbe per la scuola realista un motivo di disordine, di mutamento, che deve essere assolutamente evitato e bilanciato attraverso opportune alleanze, mentre invece per contrasto la scuola, diciamo, dei cicli egemonici o comunque dei teorici dell'egemonia vede invece nella tendenziale parità fra stati e fra attori un principio di disordine, no? Perché al calare, al venir meno dello squilibrio fra l'egemone e gli alleati, emergono potenze sfidanti che possono in qualche modo mettere in discussione il primato dell'egemone e, diciamo, aprire una fase di conflitto, di caos sistemico che può sfociare, come ricostruisce molto bene Gilpin, in una possibile guerra egemonica. Ecco, con questo, diciamo, abbiamo concluso la parte più strettamente teorica e vorrei passare, diciamo, a quella un po' più di carattere storico e contemporaneo. E mi scuso se vado, diciamo, molto veloce, ma in qualche modo mi preme, come dire, dare una visione d'insieme prima di passare eventualmente alle domande e alla discussione. Allora, fine della Guerra Fredda, come abbiamo detto, fine della Guerra Fredda è tentativo di rilancio su scala universale, su scala mondiale, da parte americana della propria, diciamo, egemonia sviluppata in passato all'interno del campo occidentale. Qui appunto richiamo la prima guerra del Golfo, Bush Senior, il generale Schwarzkopf, la rimozione del muro di Berlino con la riunificazione tedesca e la nascita della moneta comune, dell'euro, che in qualche modo rappresentano una svolta. E soprattutto, spesso trascurata, è l'ascesa della Cina comunista dopo le riforme avviate da Deng Xiaoping negli anni Ottanta, riforme, diciamo, diciamo per semplificare, di mercato a livello interno, che in un qualche modo aprono nel lungo periodo a una fase completamente nuova, cioè possiamo dire, per semplificare, la fine della grande divergenza fra Asia, Cina ed Europa, che si era, diciamo, consumata in età moderna, e, diciamo, poi con l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001, in qualche modo determinano una delle tendenze di fondo dell'età, diciamo, dei nostri giorni. Per riassumere e andare molto brevemente, con la fine della Guerra Fredda, e diciamo, si assiste a questo tentativo, che però corrisponde al mancato approdo a un nuovo ordinamento globale che tenesse conto della mutata, della realtà mutata, no? Si assiste alla supremazia, al permanere della supremazia militare, tecnologica, economica, politica degli Stati Uniti, però in una forma che è tendenzialmente sempre meno egemonica, come si era caratterizzata durante la Guerra Fredda, e diciamo un'accentuazione forte dell'approccio unilaterale da parte degli Stati Uniti all'interno delle questioni, delle crisi economiche e politiche dei nostri, degli ultimi decenni, no? Il contrasto, la contraddizione già individuata da Gramsci fra il nazionalismo della politica e, diciamo, carattere globale dell'economia non si risolve, eppure appunto l'ascesa della Cina. E, come ho detto, appunto si assiste a un declino, non soltanto al fallimento dell'estensione a livello globale dell'egemonia americana, ma si assiste anche a un tendenziale declino del primato, diciamo, politico e materiale americano. Non possiamo non citare a riguardo il fallimento dell'agenda neoconservatrice in Iraq fra il 2003 e il 2005, cioè il tentativo fortemente anche, se vogliamo, ideologico di rilanciare su scala mondiale il ruolo imperiale degli Stati Uniti. A riguardo qui richiamo, diciamo, gli ispiratori in un qualche modo sul piano ideologico-politico di questo progetto, i famosi neoconservatori americani. Qui richiamo appunto il think tank, il progetto per un nuovo secolo americano,
che vede raccogliere al suo interno i principali esponenti ideologici del neoconservatorismo, diciamo così, della terza generazione, per essere specifici, di neoconservatori, William Crystal e Robert Kagan, ma anche una serie di figure, diciamo, di primo piano nell'amministrazione Bush Jr., Donald Rumsfeld, il segretario della difesa, Dick Cheney, il vicepresidente, e non da ultimo John Bolton, che è stato il terzo consigliere per la sicurezza nazionale anche di Donald Trump, quindi per riconnettersi ad oggi. Ecco, con il fallimento di questa agenda, si incontra in qualche modo successivamente la crisi economica mondiale del 2008, con cui gli Stati Uniti in qualche modo rispondono rilanciando il proprio, in maniera unilaterale, rilanciando il proprio ruolo mondiale, in un qualche modo riaffermando il primato del dollaro su scala globale, e proponendosi, riaffermandosi come prestatori di liquidità di ultima istanza per il sistema finanziario mondiale. E qui richiamo la ricostruzione che ne ha fornito a riguardo Adam Tooze nel 2018, nel libro che costituisce, a mio avviso, la ricostruzione migliore al momento, più pregnante, di quello che possiamo definire il conflitto economico mondiale, no? Dopo negli ultimi 10 anni, no? Fra le varie principali aree economiche e politiche del mondo. E in corrispondenza in qualche modo di questa crisi nel 2013 richiamiamo l'attenzione sulla, come sempre, sull'ascesa della Cina, in particolar modo sull'elezione di Xi Jinping alla presidenza della Repubblica Popolare Cinese, che rappresenta una svolta a riguardo. Si chiudono il gap tecnologico ed economico fra Stati Uniti e Cina, si è sempre più assottigliato, e la Cina assume una posizione sempre più importante sugli scenari, diciamo, globali, all'interno di un contesto di interdipendenze economiche sempre più fitte. Qui richiamo anche il primo volume dei discorsi di Xi Jinping, pubblicato in Italia nel 2016-17, in un qualche modo per testimoniare l'importanza anche che la stessa Cina dà alla figura del suo appunto del segretario del Partito Comunista Cinese, e l'importanza è, come dire, le ambizioni sulla scena globale. Quindi, per riassumere molto, molto brevemente, dopo la fine della Guerra Fredda si assiste a una serie di crisi numerose, di crisi politiche, economiche, militari, che non ha difficilmente o raramente hanno trovato soluzioni all'interno delle regole e delle istituzioni che erano state ereditate dal precedente assetto, diciamo, egemonico, le istituzioni multilaterali e sovranazionali della Guerra Fredda, l'ONU, il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, solo per citarne le principali, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ed emerge all'interno di questo all'interno di questa difficoltà sempre di più la necessità di adeguare queste forme di regolazione economica e del conflitto anche militare a un contesto che è profondamente mutato a livello mondiale rispetto al momento in cui queste istituzioni sovranazionali e multilaterali sono state pensate, no? È mutato il mondo e sono mutati i rapporti di forza fra i singoli attori politici. Questa crisi, diciamo, più che crisi, fosse declino dell'egemonia e dell'unipolarismo americano, è stata definita da John Eikenberry in maniera molto efficace, secondo me, come una crisi di autorità, perché le vecchie organizzazioni su cui si basava l'egemonia americana sono rimaste, il primato americano è ancora tale, per quanto, come dire, la differenza con altri attori si stia assottigliando gradualmente. Quella che è venuta meno è la capacità, la crisi di autorità, come la definisce John Eikenberry, degli Stati Uniti e del vecchio sistema nel esercitare un ruolo di guida all'interno di un contesto sempre più multipolare. E in un qualche modo il declino dell'egemonia americana è, diciamo, affrontato
da tutti i principali anche negli Stati Uniti, da tutti i principali studiosi, analisti. E a riguardo, insomma, richiamo l'attenzione soltanto su due, ma veramente la letteratura riguardo è sterminata. In qualche modo si prende atto del declino inevitabile della supremazia e dell'unipolarismo americano, dei progetti che in un qualche modo sono stati coltivati nel corso degli anni 90, del Novecento, e la necessità in un qualche modo di ridefinire la stessa postura degli Stati Uniti sulla scena internazionale, no? In questi dibattiti il concetto di egemonia è sempre, diciamo, utilizzato, ci tengo a specificarlo, non in chiave gramsciana, è sempre utilizzato in chiave, diciamo, classica, come, diciamo, sinonimo di supremazia, no? Quindi il libro di Simon Reich e Richard Nedlebov, professore a King's College a Londra, parlano di, appunto, saluto, fine dell'egemonia americana e esigenza invece di ricostruire un contesto internazionale di carattere cooperativo e multilaterale. E poi anche ho richiamato qui l'attenzione sul libro di Alexander Cawley e Daniel Nexon, Exit from Hegemony, che ricostruisce in maniera molto interessante, secondo me, le vicende che hanno visto interessata l'amministrazione Trump negli ultimi 4 anni. Ecco, a questo punto verrei brevemente alla parte finale, se ho ancora un po' di tempo, della presentazione del seminario, giungendo in qualche modo al confronto fra due ipotesi molto distanti fra loro di ordinamento globale per il XXI secolo, no? E come ho anticipato prima, il confronto sembra strano, ma in realtà, se andiamo a vedere, diciamo, più da vicino, in realtà ci sono molti punti di dialogo e in un qualche modo affinità, pur nelle distanze politiche, fra Henry Kissinger e, diciamo, come esponente in un qualche modo di una scuola, diciamo, del realismo classico, ma che in un qualche modo si confronta necessariamente con l'esigenza di un esercizio qui gramscianamente egemonico del potere nel XXI secolo, e Giovanni Arrighi. La domanda che in un qualche modo accomuna la riflessione di queste due figure è la seguente, appunto: è necessario un esercizio egemonico del potere nel XXI secolo per costruire un ordine, un equilibrio autentico nell'età globale? Ecco, adesso proviamo a vedere come, diciamo, rispondono in maniera diversa a questa domanda comune. E per quanto riguarda Kissinger, bisogna andare al suo libro del 2014, World Order, che costituisce in qualche modo una sorta di, da un lato, riepilogo di tutti i suoi studi passati sulla diplomazia e sul concerto d'Europa, un riepilogo che si pone domande molto attuali e guarda il futuro, cioè si chiede in maniera molto modesta quale ordine mondiale per il XXI secolo. E questi sono i temi da cui l'analisi di Kissinger prende le mosse, cioè si rileva in maniera molto netta e implicitamente anche autocritica l'assenza e il fallimento di tutti i tentativi di riaffermare il primato americano su scala globale negli ultimi 20 anni, e soprattutto il mancato approdo dopo la guerra fredda a un ordine autenticamente globale, che fosse unipolare o che fosse multipolare, non c'è al giorno d'oggi. L'approfondimento della globalizzazione economica su scala mondiale, il declino della sovranità degli stati-nazione, e questo costituisce un elemento, diciamo, di instabilità e tendenzialmente di caos, no? Nella costruzione di un assetto stabile, le trasformazioni tecnologiche, Kissinger cita soprattutto la proliferazione nucleare, l'intelligenza artificiale, appunto temi a lui, soprattutto quello, diciamo, delle armi nucleari, a lui cari sin dagli anni 50, quando lavorava ad Harvard ed era consigliere, diciamo, all'interno del National Security Council dell'amministrazione democratica guidata da Kennedy.
E per finire, Kissinger rileva appunto l'incertezza del ruolo che gli Stati Uniti possono, stanno giocando effettivamente sulla, sulla scena globale. E in maniera molto breve, un ordinamento globale per Kissinger, proprio in maniera molto sintetica, non può prescindere dalla combinazione dell'equilibrio di potenza fra soggetti anche gerarchicamente posti in relazione gerarchica fra di loro e la legittimità. Kissinger, la sfida che individua in un qualche modo, è quello di coniugare il nazionalismo della politica con il carattere globale delle sfide che ci poniamo, individuando e costruendo un sistema multipolare, chiamiamolo così, che vede una serie di ordini, diciamo, macro-regionali che si coordinano all'interno di uno scenario mondiale. E per fare questo è necessario che una potenza, almeno una grande potenza, per lui sono gli Stati Uniti, si incarichi, si assuma la responsabilità di costruire questo nuovo sistema. A riguardo, perché ho richiamato Kissinger? Ci sono alcune analogie inevitabilmente con un'analisi, diciamo, di carattere, diciamo, più gramsciano, se vogliamo, perché gli elementi che lui individua sono, diciamo, quelli che in qualche modo sono presenti nei quaderni. Quindi l'interdipendenza fra economia e politica e la contraddizione fra il carattere nazionale della politica e dell'economia sono chiaramente ed esplicitamente messi a tema da Kissinger, e soprattutto l'esigenza di un soggetto che anche culturalmente sia in grado di assumersi le responsabilità connesse a un esercizio autenticamente egemonico. E quindi in un qualche modo si assiste a un rilancio della tesi classica, diciamo, degli Stati Uniti come nazione indispensabile, per richiamarsi, diciamo, alla formulazione data dal segretario di Stato Madeleine Albright nel 98, però l'elemento, diciamo, innovativo che rispetto a queste, diciamo, formulazioni più classiche Kissinger introduce è in un qualche modo la presa d'atto che anche questa affonda le sue radici nella storia dell'ex segretario di Stato, del fatto che gli Stati Uniti in un qualche modo debbano condividere con la Cina un rapporto privilegiato per assicurare, diciamo, stabilità al mondo nel XXI secolo, proprio perché diciamo, il rapporto fra le grandi potenze non può essere sviluppato in chiave puramente di confronto confronto militare, economico e politico, ma si parte dall'esigenza appunto di evitare una guerra egemonica fra appunto una potenza declinante e le potenze che potrebbero, diciamo, insinuarne il primato, no? Quindi Kissinger lancia, diciamo, con grande convinzione e soprattutto si oppone a coloro che teorizzano una nuova guerra fredda fra Stati Uniti e Cina, cioè sostiene, pur all'interno del primato e dei legittimi interessi americani, l'esigenza di un approccio cooperativo, possiamo dire multipolare, con Cina e implicitamente anche con la Russia. Qui richiamo i colloqui che Kissinger tenne già nel 72 con Mao nella missione celebre, diciamo, americana in Cina. E a riguardo ci sono molto interessanti le trascrizioni dei colloqui di Kissinger con Mao e anche con i russi negli anni 70, che sono state pubblicate, parziali ovviamente, alcune sono ancora segretate, a fine anni 90, appunto, nei Kissinger Transcript, e soprattutto il libro del 2011 sulla Cina, che in un qualche modo costituisce una sorta di riepilogo molto importante della sua esperienza politica e dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Quindi opzione fortemente contraria a tutte le teorie di nuova guerra fredda. Qui ho richiamato alcune immagini del rapporto Stati Uniti e Cina negli ultimi anni,
e soprattutto anche di Kissinger, che continua a rappresentare una sorta di bussola molto importante su entrambe le sponde del Pacifico. Qui lo vediamo con il presidente Xi Jinping, mentre invece qui lo vediamo con il presidente Trump all'inizio della sua amministrazione nel 2017. E, sulla guerra fredda voglio richiamare brevemente, cito il libro di un allievo di Kissinger, Graham Allison, che ha insegnato a lungo tempo a Harvard, alla Kennedy School of Government, che ha scritto nel 2017, se non ricordo male, questo libro molto interessante sulla trappola di Tucidide e sull'esigenza di un rapporto cooperativo tra Stati Uniti e Cina, proprio per evitare una guerra, no? Una guerra egemonica che ha dagli effetti, diciamo, apocalittici per il mondo, sia sul versante più strettamente economico, per via dei legami fortissimi che legano la Cina agli Stati Uniti e all'Europa, ma anche poi più strettamente dal punto di vista militare fra le due superpotenze. E sempre in tema di Cina, per concludere molto rapidamente, non posso non richiamare l'altra, diciamo, lettura che affronta di petto il rapporto fra Stati Uniti e Cina e del declino dell'egemonia americana, appunto la riflessione di Giovanni Arrighi, economista, sociologo, quindi una figura completamente diversa sia per formazione che per orientamento politico dal segretario di Stato, ma che diciamo, ha il pregio di offrire un'analisi di altissimo livello, all'altezza della storia mondiale, come vorrebbe Gramsci, di questi problemi citati. All'interno di Arrighi c'è un richiamo esplicito a Gramsci, cosa che non c'è in Kissinger, all'interno di una prospettiva che è anti-americana, non nascondiamo, una prospettiva filo cinese, filo asiatica, prospettiva socialista, marxista-socialista, che però concorda nel un certo tipo di analisi, no? Nel nesso fra egemonia e ordine mondiale, no? Sul ruolo delle grandi potenze nel guidare la costruzione. E soprattutto la richiamo anche per l'analisi estremamente pregnante, estremamente significativa, che Arrighi svolge sul declino, in merito al declino dell'egemonia americana, sino a partire dagli anni 70. Arrighi retrodata in qualche modo questo declino, non avviene dopo la fine della guerra fredda, non avviene con il fallimento dell'agenda neoconservatrice in Iraq nel 2003-2005, ma viene, diciamo, in maniera molto intelligente, molto acuta, retrodatata all'inizio, a fine anni 60, a inizio anni 70. L'analisi di Arrighi si svolge, sono contento che ci sia anche il professor Pianta ad ascoltarci, perché è il curatore dell'ultima edizione di un'opera molto importante di Giovanni Arrighi, che costituisce in qualche modo il framework teorico e concettuale che poi verrà, diciamo, applicato all'analisi del presente, cioè il lungo XX secolo, in cui in qualche modo si sviluppa la teoria dei cicli egemonici all'interno del quadro, la teoria dei sistemi mondo, molto brevemente. Per Arrighi la storia procede, la storia moderna, e costituisce proprio in maniera schematica una successione, scandita dalla successione di cicli di accumulazione capitalistica, che di volta in volta dipendono dalla funzione stabilizzatrice di stati egemoni, no? Quindi i principali attori nella modernità e nell'età contemporanea sono lo Stato, il capitale e la dialettica che si instaura di volta in volta, no? E Arrighi diciamo, mette a fuoco come l'esaurimento di ogni ciclo di accumulazione, ogni ciclo egemonico, è seguito da un periodo di declino e poi di crisi egemonica, e quindi di disordine, di caos, che separa, scandisce un ciclo dall'altro, ma il cui esito non è mai predeterminato, è sempre aperto, diciamo, dipende dalle risposte politiche che gli attori di volta in volta le danno all'interno della storia. Qui ho riportato alcuni schemi, vabbè, molto brevemente, sulla successione dei cicli di accumulazione per Arrighi, il ciclo genovese spagnolo, il ciclo olandese, il ciclo britannico e il ciclo americano, anche per visualizzare un po' graficamente questo tipo di lettura e di teoria. Anche qua ogni ciclo in qualche modo
e non è, diciamo, una semplice riproposizione meccanica del precedente, ma è qualitativamente superiore per scala e per modo di produzione capitalistico rispetto a quello che l'ha preceduto. E, ecco, per finire, l'opera, diciamo, in cui Arrighi analizza e mette a fuoco il rapporto fra Stati Uniti e Cina alla luce anche della riflessione gramsciana, è il suo ultimo libro, Adam Smith a Pechino, pubblicato nel 2007, tradotto anche in italiano, ma non più reperibile da molto tempo, quindi se gli amici di Feltrinelli volessero ripubblicarlo farebbero, secondo me, un'operazione molto, molto opportuna, anche per il dibattito politico e accademico italiano. E appunto qui ci sono gli elementi che vi ho riportato, gli elementi che ho già citato in precedenza, e qui vi riporto uno schema in cui emerge come Arrighi, adesso non ci possiamo soffermare troppo in dettaglio, sviluppa e analizza il declino dell'egemonia americana già negli anni 70 all'interno della competizione capitalistica occidentale mondiale, l'ascesa delle potenze manifatturiere Germania e Giappone e delle tigri asiatiche fino ad arrivare alla Cina e alla sfida egemonica che in qualche modo la Cina pone implicitamente nelle cose agli Stati Uniti per via della sua ascesa mondiale, no? Diciamo, molto sinteticamente, gli Stati Uniti, per anche Arrighi, concorda nel dire che quel primato americano oggi è un primato assolutamente privo di connotati egemonici, e a riguardo lui delinea tre scenari alternativi. Specifico, questi tre scenari alternativi Arrighi li declina nel 2007, cioè lui arriva a lambire la crisi economica mondiale del 2008, però insomma, io ritengo che in un qualche modo la sua analisi in prospettiva mantenga una sua pregnanza, una sua attualità e merita comunque di essere discussa anche dopo quasi 15 anni dalla sua elaborazione. Cioè un'ipotesi è quella di una nuova stagione di disordine globale, non si riescono, diciamo, a sviluppare nuovi meccanismi, nuove regole, nuove istituzioni di regolamento del conflitto e dell'economia mondiale su scala sovranazionale, e quindi una nuova stagione di caos che è molto simile a quella che in qualche modo a cui assistiamo oggi. Seconda alternativa è un rilancio in chiave imperiale del primato americano in risposta all'attuale declino, però questa, diciamo, è una sfida, un'ipotesi molto rischiosa, ma che in un qualche modo rappresenta sempre, diciamo, una possibilità, una tentazione che gli Stati Uniti possono avere tra le opzioni a disposizione. E infine, diciamo, l'alternativa per cui Arrighi in un qualche modo propende, per cui è più simpatetico, ma che in un qualche modo segue anche, parrebbe seguire lo schema di successione di cicli egemonici che lui ha delineato nei suoi libri, cioè l'affermazione egemonica della Cina come centro dell'accumulazione capitalistica mondiale in Asia, capace di riequilibrare in un qualche modo gli equilibri fra nord e sud del mondo e l'instaurazione di un nuovo, diciamo, Beijing consensus, no? In sostituzione di quello centrato su Washington. Quindi se per Kissinger in qualche modo, l'egemonia a livello mondiale nel XXI secolo dipende necessariamente dalla collaborazione creativa fra Stati Uniti e Cina, per evitare guerre egemoniche e per assicurare stabilità economica a livello internazionale. Per Arrighi invece l'egemonia americana in qualche modo esclude, l'egemonia americana è calante, declinante, e soprattutto esclude quella cinese e viceversa, in una logica di successione di cicli che no, egemonici scanditi appunto da cicli di accumulazione e da guerre egemoniche. Che fare a riguardo? Molti autori a livello, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, parlano di rispondere a questa fase di declino e di crisi sistemica con un ritorno a, diciamo, forme di multilateralismo liberale. E qui cito appunto sempre John Eikenberry, che rappresenta, diciamo, uno dei
esponenti principali a livello accademico di questa, di questa ipotesi, di questa teoria, il suo ultimo libro pubblicato a fine 2020, A World Safe for Democracy. Lui riprende e rilancia con grande convinzione le tesi già sviluppate nel libro precedente, sostanzialmente proponendo, diciamo, un ritorno a forme multilaterali, però sempre liberali, sempre incentrate sugli Stati Uniti, di ordinamento globale. Questo ovviamente pone un sacco di problemi, però ecco, magari avremo modo di discuterne adesso, finita la presentazione, a partire dalle vostre domande. Grazie ancora a tutti per l'attenzione. Allora, grazie molto a Lorenzo, mi pare che sia stata una presentazione molto chiara su nuclei teorici e storico-politici e anche geopolitici di straordinario interesse, e credo che ci siano anche le condizioni per una discussione sui temi che ha posto con questa chiarezza. Quindi chi è che vuole prendere la parola? Sono lieto che ci sia con noi anche Mario Pianta, anche se quando voglia intervenire naturalmente può intervenire. Chi prende la parola? Mario, prego Mario. Grazie per questa occasione di discussione, complimenti a Lorenzo per l'ottima presentazione, veramente, come dire, esaustiva dal punto di vista teorico, concettuale e politico. Di queste cose mi stanno molto a cuore, quindi sono molto contento di questa possibilità di approfondimento. Rispetto all'impianto che hai presentato, che mi sembra estremamente solido, sia dal punto di vista appunto della ricostruzione del concetto e dell'evoluzione sul terreno della politica internazionale e della storia, io ovviamente aggiungo qualche cosa sul lato della political economy, perché un elemento che mi sembra importante da considerare è che, specialmente nell'approccio, diciamo, Gramsci-Arrighi e un po' meno nell'approccio relazioni internazionali anglosassoni, il punto centrale è proprio l'intreccio tra i cicli di egemonia e i cicli di accumulazione capitalistica, e lo spazio che le diverse fasi storiche del capitalismo consentono ad un ordine internazionale che può essere più inclusivo e quindi estendersi su aree più ampie dell'economia mondiale, oppure in altri contesti può essere più caratterizzato da scontri, rivalità e competizione. Quindi l'elemento centrale che aggiungerei, ovviamente riprendendo un po' l'approccio di Arrighi, che mi sembra molto stimolante e abbastanza unico su questo, è proprio quello di contestualizzare le diverse fasi del capitalismo all'interno di, anche diciamo, della fase attuale, se vogliamo discutere delle prospettive contemporanee. E quindi in questo contesto c'è sicuramente la grande divergenza attuale tra un'Asia che cresce a ritmi rapidissimi e costruisce un ordine economico incentrato sulla Cina, ma esteso a tutto il continente, in particolare all'Asia orientale, e ovviamente la pandemia sta accelerando in modo drammatico questa divergenza tra un'Asia che non è stata fermata in termini economici dalla pandemia, e invece un Occidente, Europa in particolare, che invece è stata fortemente rallentata. E ovviamente il declino americano si vede in modo significativo anche in termini economici, anche in termini di disgregazione interna e aumento delle diseguaglianze, difficoltà di tenuta sociale interna agli Stati Uniti, come abbiamo visto. Mentre allo stesso tempo la crescita rapida della Cina permette di avere una capacità di integrazione sia all'interno, con l'aumento dei consumi e lo sviluppo di condizioni di vita migliori, e che nelle relazioni internazionali, di cui ovviamente le strategie cinesi, Belt and Road Initiatives e cose di questo tipo, la rete di accordi commerciali in Asia e in altri paesi.
Quindi questo è un elemento aggiuntivo che mi sembra importante e che ovviamente rafforza lo scenario di declino e di ripiegamento dell'Occidente e di un ruolo potenziale ovviamente dell'Asia. Su questo, diciamo, sugli Stati Uniti c'è un paradosso, aggiungo solo questo elemento un po' più complicato. Dal punto di vista macroeconomico, ovviamente gli Stati Uniti vanno male, crescono poco, però hanno tre potenze di fuoco. Una è quella militare, ovviamente rimane la più grande superpotenza militare, e anche Arrighi, come dire, sottolinea questa cosa, anche gli autori che hai citato, eccetera. Ma in realtà questa è una potenza militare che, come abbiamo visto, come anche ricordato tu, serve a ben poco in termini di esercizio, di imposizione di un ordine effettivo, e in termini economici non ha effetti significativi. Però hanno due altri elementi di forza, che sono la finanza e la tecnologia, e in particolare le piattaforme digitali, su cui hanno una posizione sostanzialmente monopolistica in Occidente, con una situazione di forte rivalità con gli analoghi protagonisti monopolistici cinesi. Quindi, dal punto di vista americano, è paradossale che si è svuotata l'economia reale, si è svuotata la dimensione economica che misuriamo abitualmente con gli indicatori nostri di economisti, ma gli Stati Uniti mantengono una posizione di quasi monopolio a livello globale, con una subalternità della Cina anche oggi in campo finanziario, per cui i capitali cinesi passano spesso da Wall Street, anche se la Cina sta lavorando molto sull'internazionalizzazione dello yuan e su un rafforzamento finanziario, e allo stesso tempo c'è questo decoupling tecnologico, per cui gli Stati Uniti continuano ad avere una supremazia tecnologica nelle piattaforme digitali e nello scenario del digitale, ma quella roba lì è associata a produzioni dell'iPhone o delle altre realtà che stanno magari in Cina, che stanno da altre parti, quindi non produce più ricchezza, posti di lavoro e competenze dentro il sistema economico americano. Quindi c'è, come dire, un cervello e il portafoglio della finanza, il cervello tecnologico e il portafoglio della finanza che hanno ancora la bandierina americana, ma in realtà i processi economici che stanno dietro queste cose stanno soprattutto fuori da quel paese, quindi non contribuiscono a rafforzare, come dire, la solidità economica degli Stati Uniti. Quindi questo è un paradosso con cui la Cina sta facendo i conti, con una strategia tecnologica simmetrica a quella degli Stati Uniti, quindi abbiamo gli stessi protagonisti, Alibaba contro Amazon e così via, WeChat contro Google e così via, e quindi abbiamo uno scontro simmetrico per quanto riguarda la tecnologia, e una rincorsa che però richiede ancora molto più tempo per quanto riguarda la finanza. Ovviamente questo crea ulteriori complicazioni, però direi che questo mi sembra una linea di lavoro per la scuola e per le edizioni di grandissimo interesse. Grazie ancora. Grazie a te, Mario. Chi vuoi rispondere? Lorenzo, come vuoi fare? No, no, grazie. Ringrazio il professore per le sollecitazioni molto importanti. Non ho nulla da aggiungere al riguardo. Rientrano nello schema appunto di rapporto economia-politica che è centrale. Silvia, vuoi dire qualcosa? Prego. Sì, volevo anch'io intervenire su questo punto, facendo seguito alle osservazioni di Mario, e per fare una domanda a Lorenzo. Cioè, si tratta di questo. La cosa che mi chiedo è se, diciamo, rispetto alla nozione gramsciana di egemonia, le alternative che ci propongono Kissinger e Arrighi non esauriscano in realtà l'intera gamma delle possibilità, e in un certo senso entrambi facciano fatica ad afferrare il cuore della nozione gramsciana di egemonia, a partire dalle rispettive culture, cioè una cultura liberale e di scuola realista nelle relazioni internazionali da una parte, e una cultura marxista dall'altra, che pure, diciamo, si richiama a Gramsci, ma
il richiamo a Gramsci di Arrighi francamente non mi convince fino in fondo. Naturalmente qui la questione non è di essere più o meno ortodossi rispetto a Gramsci, ovviamente, ma invece quanto questi autori ci dicono sulla complessità del tema dell'egemonia, sia in termini di riflessione storica, sia in termini di proiezione sul presente. Naturalmente la proiezione sul presente è complicata perché i due principali attori con cui abbiamo a che fare oggi nel nostro mondo hanno degli evidenti deficit egemonici, no? Che sono già stati ricordati. E tuttavia, il problema del nesso tra una ricostruzione storica e la proiezione sul presente rimane. Allora, mentre non la voglio fare troppo lunga, dico, in modo per, mi perdonerete per lo schematismo, mentre in Kissinger possiamo vedere un qualche riflesso di una nozione di egemonia, chiamiamola gramsciana per intenderci, ma insomma di egemonia come capacità di avanzare un modello di civilizzazione, diciamo così, e quindi di legittimazione che non si basa soltanto sulla potenza militare ed economica, anche se la presuppone. Beh, in Kissinger c'è un'assunzione un po' debole di questo concetto attraverso la nozione di legittimità, no? Però la legittimità kissingeriana a me pare che resti molto dentro il pensiero realista. Non so quanto debba anche a George Kennan su questo confesso di essere ignorante, ma in ogni caso mi pare, cioè a uno dei padri del pensiero realista dopo la Seconda Guerra Mondiale nelle relazioni internazionali, oltre agli autori già citati da Lorenzo, ma mi chiedo appunto se qui non ci sia, insomma, alla fine una visione molto classica di balance of power che poi ci dice sostanzialmente, ci sono le interdipendenze economiche tra Stati Uniti e Cina, c'è una necessità da parte dell'uno e dell'altro di trovare forme di collaborazione e da qui può venire una, levitare guerre egemoniche. Dall'altra parte Arrighi mi pare molto incentrato sul tema che è stato ricordato, insomma, dei cicli egemonici e accumulazione capitalistica, naturalmente è un tema fondamentale ed è presente anche nella nozione di egemonia come gramsciana, come legittimazione, come consenso e così via. È la base di tutto, ma a me pare che una lettura che si limiti a questo perde qualche cosa della successione egemonica, per non andare troppo indietro, tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che è ricordata, ricostruita abbastanza bene nel libro di Tooze che tu citavi, Lorenzo. E cioè la successione egemonica tra Gran Bretagna e Stati Uniti non solo non ha presupposto una guerra, contrariamente alle previsioni di molti marxisti dell'epoca, ma è avvenuta sulla base di una proposta di modello di modernità che acquisiva determinate basi di consenso. Ora, francamente, dove sia la proposta di modello di modernità cinese, io non riesco bene a capire e perciò non riesco a seguire Arrighi quando sostiene, soprattutto nel libro Adam Smith in Beijing, in realtà l'egemonia cinese, nella misura in cui si possa affermare, presuppone una pacificazione basata su
pacificazione asiatica o qualcosa di questo genere, che però tendenzialmente globale, basata su traffici, commercio e nuovi legami tra nord e sud del mondo, contrapposta, diciamo, a quella un po' belligerante americana. Ecco, no, non vedo bene questo passaggio egemonico cinese, mi sembra un'idea un po' basata su un marxismo economicistico, francamente. Però, insomma, la domanda è, ecco, rispetto a queste mie sollecitazioni anche un po' provocatorie, diciamo, perché serve a dibattere, come risponderesti? Te la parola, Lorenzo. Sì, sono tutti elementi, come dire, oggettivi, sono contraddizioni queste che noi riscontriamo, è effettivamente vero, cioè sia sul lato, come dire, realista di Kissinger, al di là del fatto che a Kissinger di Gramsci non importa nulla, però la nozione di legittimità, come faceva notare il professor Pons, in effetti rischia di, diciamo, da un lato contiene la dimensione culturale, ma al tempo stesso sembra non essere all'altezza, come dire, della sfida di proporre un nuovo modello di modernità condiviso, che poi in qualche modo è il vero punto, diciamo, la vera sfida egemonica del presente. Perché Kissinger vuole, come dire, coniugare caratteri nazionali all'interno di un sistema, diciamo, di carattere funzionale a livello mondiale, quindi di carattere universalistico e astratto. Però è una proposta, come dire, che viene delineata in maniera alquanto schematica, ma non c'è una risposta, ovviamente, da questo punto di vista. Sul lato di Arrighi, effettivamente, diciamo, questo è un elemento che, come dire, rilevo anch'io, cioè nel libro Adam Smith a Pechino non c'è una risposta su, come dire, sulla fisionomia di un'egemonia cinese nel XXI secolo, cioè si parla di nuova Bandung, Beijing Consensus, però alla fine non si capisce quale sia appunto questo modello culturale. Uno potrebbe dire che in realtà Arrighi individua questo modello culturale nel tipo di modernizzazione cinese che lui rilegge già nella ricchezza delle nazioni, cioè una forma di mercato non capitalistico, ma con caratteristiche, diciamo, sociali, tendenzialmente socialistiche. Però questa, come dire, è una sollecitazione che però non trova sviluppo e soprattutto, diciamo, al di là di quello che troviamo nei testi, gli attori in campo non hanno elaborato una soluzione, cioè una soluzione che non si vede al di là delle discussioni teoriche che noi possiamo fare su un autore piuttosto che un altro o su un modello, diciamo, che noi troviamo in un libro o in una presentazione. Quindi direi che il limite, più che essere, diciamo, nelle teorizzazioni, è nell'attuale fase storica, cioè il limite concreto non è un limite, vogliamo dire, teorico o di modello. Quindi sì, assolutamente, sono d'accordo con le sollecitazioni del Pons. Dunque, ti chiede la parola. Mi riferisco a tutti, ma naturalmente soprattutto agli amici della Fondazione Gramsci, Feltrinelli, agli amici del Collegio San Carlo. Io se posso. Prego, signora. Buongiorno, buongiorno, sono Elena Alessiato, anch'io ringrazio Dell'Istituto di Studi Storici. l'Istituto Italiano Studi Storici, sì. Buongiorno, grazie per questa bella e densa relazione al dottor Mesini e mi ha sollecitato alcune domande che mi sottopongo in modo schematico e mi scuserà, alcune sono curiosità. La prima, negli esempi di egemonia tratti anche dal mondo antico, dalla storia che ha elencato, ecco, mi ha colpito la mancanza di un riferimento all'impero romano. Allora, è semplicemente una mancanza di tempo oppure ci sono motivi strutturali che fanno mettere in questione l'attribuzione di un esempio di egemonia a questa realtà storica? La seconda, a proposito proprio di struttura, per come
la rappresentazione della riflessione gramsciana che le ha dato mi è arrivata, mi pare che in Gramsci sia importante questo elemento proprio della struttura, cioè gli elementi strutturali che consentono un'affermazione egemonica, poi dispiegata appunto in vari ambiti, dal quello economico, politico e culturale. Un esempio di cui abbiamo molto parlato di nuova egemonia avanzante oggi è quello cinese, e mi ha colpito il riferimento che lei ha fatto invece alla figura del leader che ha rilanciato o lanciato il progetto egemonico. Allora la mia domanda è se c'è un nesso anche tematizzato da Gramsci esplicitamente o nelle riflessioni tra struttura e poi un leader che a volte è una sintesi delle componenti strutturali, ma altre volte mi sembra è molto di più, è una messa in forma e quindi è un'accoglienza di quella. Lei mi ha colpito quando diceva la disponibilità di un sistema ad accogliere questo compito egemonico. Allora il ruolo del leader in questo, anche perché così nella storia, insomma, noi sappiamo che, ad esempio, lo Stato moderno europeo nasce proprio quando la struttura progressivamente, lentamente, con difficoltà, ma inesorabilmente si emancipa da caratteri personali del potere e si crea la struttura dello Stato. Quindi allora mi interessa se questo binomio si può applicare anche al discorso sulla egemonia, che pone anche in questione la figura del leader, appunto questa disponibilità, lei ha detto un'egemonia in atto, in potenza. Per me è un po' un ossimoro, perché però il potere mi sembra che si possa definire tale solo quando è in atto, cioè quando è effettivo, effettuale direbbe. Quindi alla fine questo mi sembra che apra una tensione, perlomeno che a me è arrivata così, e chiedo a lei una conferma. E l'ultimo elemento è invece quando, a proposito mi pare dello storico Eikenberry, che cercava di spiegare la crisi dell'egemonia americana con un declino dell'egemonia americana con una crisi d'autorità, ecco, naturalmente la mia curiosità è per questi due concetti, per cui mi sembrano anche sovrapponibili, convergenti, divergenti, tangenti, insomma, come l'autorità si può distinguere dall'egemonia, considerando che autorità è anche un termine poi stratificato che si porta dietro dall'autoritas alla potestas, governo, dominio, e mi sembra che tutti questi concetti, questi termini poi manifestazioni che irradiano poi da quella domanda centrale, e che cos'è il potere e come si manifesta, a che cosa mira, che cosa deve il potere e in che forme ha. Quindi alla fine la grande domanda della politica che l'egemonia ovviamente rilancia. Grazie molte. A te la parola, Lorenzo. Allora, le domande sono tre, se non ho capito male. Una sull'età romana, una su, diciamo, leadership ed egemonia, e l'altra su Eikenberry, quindi l'autorità al potere. L'autorità e egemonia, a livello concettuale, come si possono distinguere questi due termini? Perché dire che il declino d'egemonia è causato da una crisi d'autorità mi sembra che descriva, ma forse non spieghi, se non si spiega allora che cos'è l'autorità e come si distingue dall'egemonia. Sì, allora partiamo dalla fine. Diciamo che Eikenberry non fa una riflessione concettuale sull'autorità, ma registra a livello fattuale, fenomenico, il fatto che l'autorità, l'autorevolezza e soprattutto l'efficienza, perché degli organismi, diciamo, sovranazionali, multilaterali, di regolazione del conflitto economico e politico della guerra fredda, non funzionano più, ma è una crisi d'autorità che chiama in causa in primo luogo gli stessi Stati Uniti, che non si impegnano, diciamo, a farli funzionare così come hanno fatto in passato. Cioè, esempio classico, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, cioè quanti conflitti negli ultimi 20 anni sono stati risolti in seno a quell'istituzione? Citiamone uno. Forse la risoluzione per bombardare la Libia nel 2011, ma quella è un'apertura di conflitto, non è una soluzione. Quindi diciamo che nella riflessione di Eikenberry il piano, diciamo, concettuale, ovviamente filosofico se vogliamo, è
messo fra parentesi, non è affrontato, ricordiamo, è uno storico delle relazioni internazionali, cioè a lui non interessa quello, rileva che l'autorevolezza di certe istituzioni, di certe regole, è messa sostanzialmente in discussione a partire dal, come dire, dalla politica in atto della superpotenza americana e di tutti, diciamo, una serie di attori che la seguono. Quindi, diciamo, lì non troviamo una risposta sulla crisi di autorità, così come in qualche modo una lunga tradizione anche di pensiero filosofico-politico ha in qualche modo provato a mettere a fuoco. E sulla leadership sicuramente l'esempio che possiamo fare è Wilson, dopo la prima guerra mondiale. Cioè lì abbiamo un soggetto politico che sono gli Stati Uniti che, diciamo, dispongono oggettivamente di potenzialità egemoniche, sono la principale potenza economica del pianeta, stanno elaborando, diciamo, nuove modalità, modi di produzione, quindi il richiamo di Gramsci al fordismo nel quaderno 22, è un laboratorio incredibile che di fatto potrebbe, diciamo, svolgere un ruolo di stabilizzazione di guida, ma che non lo svolge. Wilson appunto si impegna in il mondo libero, come dire, sicuro, a world safe for democracy, no? Per citare anche Wilson, il suo programma, no? Che poi viene ripreso dal titolo dell'ultimo libro di Eikenberry, però in quel momento lì gli Stati Uniti non sono disposti ad assumersi quella responsabilità, il Senato boccia le proposte di Wilson. Quindi quello, secondo me, è un esempio storico, per parlare concretamente, di questa, non chiamiamola dialettica, però di questo rapporto stretto fra leadership e, come dire, impegno poi egemonico. Quindi in quel senso lì potevo dire che l'egemonia non è detto che ci debba essere per forza, cioè nelle fasi di transizione non c'è un esito, come dire, meccanicistico, teleologico, predeterminato semplicemente da fattori materiali, no? Qui c'è la politica. Quindi questa cosa, e poi sull'età romana, sì, l'egemonia, adesso io non sono un antichista, però diciamo, in generale è assodato che l'egemonia con il tramonto della Grecia classica, delle polis greche, in qualche modo tramonta all'interno del, come dire, diciamo, utilizzando un concetto filosofico, all'interno dell'universalismo imperiale romano. Cioè si cita sempre il fatto che a Roma si parla di dittatura, non di egemonia, in questo tipo di contesto di storia dei concetti. Quindi l'egemonia all'interno dell'impero poi si fa pratica amministrativa, pratica giuridica, non negoziato politico fra entità, diciamo, interdipendenti, ma formalmente autonome fra di loro, come potevano essere le polis nel quinto, quarto, terzo secolo, no? Quindi sì, l'egemonia scompare per un lungo periodo anche come uso concettuale e viene ripreso poi quando il sistema internazionale assume una morfologia completamente diversa in età moderna. Se ne parla in relazione al concerto d'Europa, a quello che Schmitt avrebbe potuto definire lo ius publicum europeum, no? In un contesto imperiale unificato non ha senso parlare di egemonia, dal momento che tutti gli altri soggetti di quanto fanno parte, no, dell'impero, cioè la dialettica fra uno e molti diciamo, ha una forma completamente diversa, e giustamente, cioè, già in età romana non si parlava di egemonia, cioè questo è un elemento implicitamente compreso nel lessico, nel dibattito, cioè nel dibattito, la riflessione politica romano-imperiale. Sì, grazie. Dunque, la dottoressa Alessiato era degli Istituti Italiani di Studi Storici. No, grazie per le domande. Grazie per le domande. E ora ha chiesto la parola Terracciano, che è invece dell'Istituto di Studi sul Rinascimento. Prego, Pasquale. Ah, ringrazio Lorenzo per la bella relazione. La mia in realtà è una sollecitazione, spero non una suggestione, ma per mettere rispetto a quanto ho sentito rispetto al tema della legittimità dell'egemonia per quanto riguarda il piano cinese. Mi chiedevo, Lorenzo, diciamo, se aveva visto e cosa ne pensava di un testo che forse, diciamo, ovviamente non è nell'ottica di una proposta di legittimità
però forse ne è un frutto, e quantomeno nel dibattito, in una parte di dibattito è emerso, diciamo, come un elemento di possibile legittimità, cioè il testo di Daniel Bell su The China Model, che in qualche modo lavora sull'idea della maggiore legittimità delle tecnostrutture delle elite politiche cinesi, in corrispondenza a una fase di crisi, di medio-lungo periodo della democrazia politica occidentale, diciamo, che è effettivamente uno dei pilastri in qualche modo della legittimità dell'Occidente. Il libro di Daniel Bell mette in luce come appunto la meritocrazia politica cinese è qualcosa che affiora le sue radici nel mandarinato, in questo ha una forza di legittimità interna molto forte, e forse si propone anche, diciamo, nel modello asiatico in questo modo, mentre invece Bell, se non sbaglio, scrive prima ancora di Trump, però, diciamo, riporta l'esempio: noi abbiamo, come dire, sostanzialmente dei gruppi di potere che assumono posizioni apicali e che però, diciamo, non hanno forse le capacità per reggere, diciamo, il ruolo di leader, e questo getta discredito sull'intera, come dire, sull'intero processo politico di legittimazione dell'Occidente. Diciamo, l'ho riassunto molto alla buona, però, come dire, ed è un testo che è scritto da un sociologo, da un filosofo sociologo canadese che credo lavori in Cina, da quello che ho visto, diciamo, poi non ho il polso del dibattito cinese, però mi pare abbia avuto molto risalto, diciamo, sia in Cina che in India, in questa contrapposizione tra una, come dire, una meritocrazia politica che affiora le sue radici in una lunga storia, appunto, la burocrazia celeste, il mandarinato, e che consente, mi pare, se ho capito bene, anche, come dire, ha consentito, mi pare, anche una transizione indolore delle strutture politiche, ma non sono un esperto di questi temi, da, diciamo, la fase più propriamente comunista alla fase di gestione del mercato, ecco. Era questa la mia, diciamo, sollecitazione da esterno, spero non troppo fuori fuoco rispetto al tema dell'egemonia. Ti ringrazio. No, grazie a te, Pasquale. Io, prego, Lorenzo. Non ho letto il libro, ho presente che è stato tradotto in italiano da Lewis University Press, se non ricordo male, e che ha suscitato effettivamente un dibattito interessante, no? Perché in un qualche modo coglie la sfida di in qualche modo legittimare agli occhi di un pubblico occidentale, però, quelle che sarebbe un elemento di forza del sistema cinese a livello interno, che è effettivamente quello di, come dire, fornire una declinazione, diciamo, aggiornata ai giorni nostri del, appunto, della burocrazia celeste, del sistema dei mandarini, no? Della formazione della burocrazia imperiale cinese. E quando io però parlavo di legittimità sulla scia di Kissinger, mi riferivo alla legittimità non tanto interna, diciamo, di un sistema, ma quella, diciamo, la legittimità internazionale, cioè stati che si riconoscono reciprocamente legittimi, no? E da questo punto di vista Kissinger qui è classicissimo, cioè è proprio tradizione del realismo, stati sovrani che si riconoscono legittimamente, no? In maniera reciproca, e quindi possono, diciamo, farsi la guerra fra di loro e costruire, diciamo, un sistema condiviso da tutti, proprio perché ci si riconosce reciprocamente. A me sembra invece che il vero problema di oggi sia che in molti casi non si faccia molta fatica a riconoscere la legittimità delle stesse controparti, cioè la stessa Cina comunista fino al 72, prima del viaggio di Nixon, era un paese isolato, anche problemi con l'Unione Sovietica ha avuto. Oggi una Cina più, come dire, presente sul piano mondiale, e soprattutto il fatto che non dispone di un sistema liberal democratico, a molti osservatori questo costituisce un vulnus, cioè costituisce un elemento di critica, cioè possiamo considerarci al giorno d'oggi tutti attori legittimati? Questo mi sembra un problema dell'attuale sistema, cioè, oppure pensiamo alla Russia di Putin, no? Per citare anche elementi di cronaca internazionale recente, no? Quindi in relazione all'egemonia io porrei il tema più che sul piano strettamente interno, quindi, cioè, come un sistema si legittima agli occhi, appunto, della propria società di riferimento, no? In quel caso, come giustamente richiamavi tu, una selezione meritocratica ed egualitaria al tempo stesso della burocrazia,
forse bisognerebbe più richiamare l'attenzione sull'assenza di legittimità, se vogliamo utilizzare il paradigma kissingeriano, fra attori sulla scena internazionale, che è un elemento che manca, no? È un elemento che manca dovuto a varie cose, non da ultimo anche in qualche modo l'eccezionalismo americano, no? Questo è un elemento che crea problemi nella misura in cui fornisce un paradigma eccezionalista e universalista al tempo stesso, che fa fatica in qualche modo a riconoscere anche proprio culturalmente delle diversità, no? Soprattutto se sono degli sfidanti. Quindi io porrei l'accento più su questa dimensione. Però sì, il libro, mi hanno detto tutti, che è molto interessante e soprattutto in ambito sociologico, politologico, ha sollevato dibattito anche in relazione alla visita di Xi Jinping in Italia nel 2019. Poi, se non vado errato, è uscito un po' dallo schermo dei radar della discussione, no? Perché in Occidente è stato abbastanza criticato poi, no? se non ricordo male. Magari correggimi tu, Pasquale, se sbaglio, però mi pare di aver letto anche diverse recensioni critiche al testo, proprio perché si propone di legittimare ad occhi occidentali un modello che è percepito, non dico come pienamente illegittimo, ma come sicuramente come estraneo e come fondamentalmente inassimilabile ai nostri valori. No, ma infatti ti ringrazio molto della risposta. Sono d'accordo sul fatto che sono due livelli diversi, il piano geopolitico. Diciamo, una delle critiche che ha suscitato Bell però è appunto proprio il fatto di non essere rivolto, di essere rivolto appunto al mondo americano, sostanzialmente, un libro pubblicato negli Stati Uniti. E quindi era questo che, come dire, toccava un nervo scoperto. Comunque, diciamo, hai giustamente ragione, diciamo, il piano geopolitico è diverso, ecco. Nel senso, era... un tema ampio della legittimità. Poi lì il punto è vero che è molto discusso, anche perché è lo stesso tema della meritocrazia occidentale a sua volta discusso, quindi tocca due dibattiti in qualche modo diversi. Ti ringrazio e vi ringrazio tutti e mi taccio. Grazie a te. Grazie Pasquale. Chi vuole prendere la parola? Gli amici di Milano, di Modena, vogliono intervenire? Naturalmente appartiene loro, il libero arbitrio è tutto loro, se vogliono intervenire ci fa piacere. Prego, Giovanni, non conosco il... Prego, prego. Non si sente. Vieni un po'. Mi sentite? Ora sì. Sono Giovanni Cerro della Fondazione San Carlo di Modena. Prima di tutto ringrazio Lorenzo Mesini per il suo bel intervento e volevo porre a lui una questione da inesperto, diciamo, di questi temi, e cioè quanto le riflessioni che sono state appunto descritte sui rapporti di forza all'interno dello scenario globale si intreccino con una riflessione sui modelli democratici. Cioè, mi sembra che anche sul piano della discussione politologica, a partire insomma dalle critiche che sono state rivolte a Francis Fukuyama sulla sua idea di fine della storia come trionfo, intesa come trionfo insomma della democrazia liberale a livello planetario, si è molto riflettuto sul conflitto che esiste, diciamo, tra visioni diverse di modelli democratici, soprattutto anche di fronte all'emergere sia di elementi illiberali, diciamo così, all'interno delle democrazie tradizionali, sia all'affermazione nel contempo di quelle che potrebbero essere definite autocrazie, anche in campo non lontano insomma dall'Europa o addirittura all'interno insomma del piano europeo. Grazie. Lorenzo. Allora, se ho capito bene, il punto è qual è l'incidenza di riflessioni sui modelli democratici di singoli stati all'interno del dibattito sull'egemonia? Sì, sì. E Fukuyama invece rientrerebbe, vorrei aver capito bene prima di risponderti. È stato semplicemente, diciamo così, le riflessioni che il dibattito che è stato suscitato, che è nato dalle teorie, insomma, dalle idee di Fukuyama, ha portato, diciamo,
a riflettere nuovamente sulla stabilità o meno, diciamo, dei modelli democratici. Quindi no, Fukuyama non era soltanto appunto per dire che mi sembra che il dibattito in campo politologico sulla democrazia sia anche molto legato, diciamo, abbia preso spunto anche dalle critiche che sono state, insomma, rivolte a quella, all'idea, insomma, di Fukuyama, del trionfo, insomma, della democrazia liberale dopo la fine della guerra fredda, dopo, insomma, il crollo del muro, ecco. Sì, sì, allora tutti, diciamo che, grazie per la domanda, tutti i dibattiti che in qualche modo abbiamo incrociato sull'egemonia contemporanea partono dal presupposto che quella cosa che dici tu di Fukuyama, cioè, è stata smentita dai fatti, no? È stata smentita. Detto questo, quindi c'è una presa di distanza rispetto al paradigma della fine della storia, no? Hegelianamente ridotto al fatto che non ci sono più ragioni per un conflitto tra gli uomini, no? E quindi siamo tutti all'interno dello stesso modello, no? Possiamo litigare, possiamo negoziare, commerciare, ma non ci sono ragioni di conflitto. Ecco. Però in ambito, questo bisogna specificare, in ambito liberal-democratico e in ambito anche di teorie di ritorno al multilateralismo, per esempio appunto Eikenberry, resta, diciamo, un elemento della tesi di Fukuyama, cioè si dice che, ok, fallito il progetto di un unipolarismo americano, però per tornare al multilateralismo noi siamo sempre in un orizzonte liberal-democratico. Nello specifico, un ordine mondiale non può non essere basato su potenze liberal-democratiche per essere multilaterale, cioè questa tesi, cioè ancora si esclude la legittimità di soggetti non democratici, e questo è teorizzato chiaramente, cioè soggetti che non sono liberal-democratici rappresentano, secondo questa linea, un elemento di squilibrio, di disturbo, e soprattutto si dice, si assume, che prima o poi attenteranno alla stabilità del sistema e alle democrazie. Quindi si sta dicendo benissimo, gli Stati Uniti non saranno più quelli di una volta, però per assicurare quest'ordine multipolare implicitamente ci sono regole liberali sul piano dei rapporti fra stati, ma a livello interno necessariamente i singoli stati dovranno essere retti da, diciamo, regimi liberal-democratici. Perché si assume che se tu sei un'autocrazia, una dittatura, comunque soggetti non riconducibili a quel modello, prima o poi sarà tuo interesse, o per ideologia, per interessi, per follia, no? Perché in qualche modo tutti coloro che non rientrano in quel modello, cioè, sono ascrivibili a, diciamo, deviazioni variamente intese, no? E prima o poi romperanno quell'ordine e non saranno degli attori in un qualche modo responsabili di quest'ordine. Quindi questa cosa, diciamo, va bene, abbandoniamo la fine della storia, però la si ripropone in un contesto magari più equilibrato, ma che ripresenta, diciamo, una logica sostanzialmente equivalente poi alla sua base. Grazie, ti ringrazio. Grazie a te. Chi prende la parola? Sono altri interventi? Cioè, per fare un esempio di questa tesi, nel dibattito attuale, questa tesi è sostenuta da un politologo di primissimo livello come Angelo Panebianco, no? Il realismo liberale vuole questo, cioè ricostruzione di un contesto a partire dal, diciamo, contesto mondiale incentrato sull'Occidente, che non può fare a meno, non dico dell'esportazione, ma su liberal-democrazia. Non lo so, in America mi viene in mente Eikenberry, Charles Kupchan, cioè è, come dire, tutti gli esponenti non neoconservatori, ma comunque internazionalisti liberali sono attestati, diciamo, su posizioni che si muovono all'interno di questo spettro, fondamentalmente. È un presupposto, diciamo così, dell'analisi, della loro analisi, di fatto, quella della democrazia come Molto, modello, diciamo, di molto politico. scuro per la democrazia. Grazie. Altri interventi? Abbiamo spazio per un intervento, credo, non di più, perché si stava avviando all'una. C'è qualche altro amico che vuole intervenire? Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono
Sono Lorenzo Freschi dell'Istituto Italiano per gli studi storici. Ecco, bene. A questo proposito sarò telegrafico, visto che Che ha bisogno, non si faccia scrupolo. D'accordo. No, volevo solo richiamare l'attenzione, mi permetto così, ma su due aspetti. Confesso che non sono un esperto in questo senso della materia, ma mi incuriosivano, ecco, visto che Elena Alessiato ha giustamente richiamato l'attenzione sul contesto romano, potremmo dire. Io richiamo da parte mia invece l'attenzione su un altro contesto, proprio in virtù della, possiamo dire, narrazione che abbiamo dato del concetto dell'egemonia, di quello che abbiamo discusso. Cioè, quanto sarebbe utile riflettere e aiutare, cioè quanto potrebbe tornarci utile per riflettere sull'egemonia e quindi su aporie e problematiche che essa solleva da un punto di vista concettuale, utilizzare, quindi porsi il problema della concettualità medievale riferita all'universalismo e quindi alla gestione del potere e della legittimità in questa chiave. Questa è una domanda molto, molto secca e molto, se vogliamo, molto, molto concreta, perché in realtà il mondo medievale ci offre uno scenario un po' diverso rispetto a quello romano, in cui il soggetto imperiale è fondamentalmente un soggetto debole in realtà, eppure che acquisisce, che diventa un suo punto di equilibrio all'interno di un sistema che anche grazie al diritto, e soprattutto potremmo dire grazie al diritto, regge. Quindi in questo senso mi interessava capire se, come dire, la rivisitazione in chiave critica di una certa concettualità medievale può aiutarci a mettere a fuoco alcuni problemi sollevati invece dall'egemonia in tutt'altro ambito. Il secondo, e la seconda considerazione invece riguarda questo, come giustamente richiamavano altri prima di me, il passaggio non traumatico dall'egemonia, potremmo dire inglese, semplificando al massimo anche qui, all'egemonia statunitense, e che però presuppone una cosa, cioè presuppone una medesima, non identica, ma simile, piattaforma culturale, cioè per quanto riguarda il mondo anglosassone, potremmo dire il mondo anglosassone. E quindi su questo vorrei portare un po' più avanti e aggiungere un'altra considerazione. In verità, uno dei momenti forti, e qui è stato richiamato, ma lasciato forse in parte sullo sfondo anche per esigenze di tempo, giustamente, cioè il ruolo giocato dall'egemonia culturale degli Stati Uniti nasce, o almeno mi pare, se così, queste sono le mie riflessioni, le mie letture un po', nasce anche e si alimenta, come dire, del travaso e della rielaborazione di quelli che sono dei saperi europei molto forti, soprattutto in seguito al secondo conflitto mondiale. Una rielaborazione reale o immaginaria, ma pensiamo ad esempio al tutto, alla riflessione sul repubblicanesimo, per capirci, che poi arriva a sua conclusione. Ecco, questo secondo me, questo dell'aspetto dell'egemonia culturale e della rielaborazione e il travaso dei saperi in chiave egemonica, reale o immaginaria, se ne può discutere, può essere forse un elemento ulteriore per, ecco, mettere a fuoco alcuni problemi. Non so se sono risultato abbastanza chiaro e spero di non essere stato troppo oscuro. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava giustamente Lorenzo, se mi è permesso darti del tuo, insomma, in questo. Ecco, concluso, chiedo, spero di essere stato abbastanza rapido, ecco, e chiaro. No, ma non vorrei essere equivocato, se ci sono altre domande vanno benissimo, anzi la discussione è il sale di questo seminario. Prego Lorenzo. Grazie per le osservazioni, sulla seconda, su quella culturale non ho nulla da aggiungere, nel senso che è fondamentale la dimensione culturale nel rapporto transatlantico e nella sua ricostruzione, quindi assolutamente, assolutamente sì. E ecco, una cosa che vorrei aggiungere però è che sì, cioè la transizione fra Gran Bretagna e Stati Uniti è pacifica, ma si combatte una guerra mondiale nel frattempo contro, diciamo, potenze che sfidavano gli Stati Uniti. Quindi sì, Stati Uniti e Gran Bretagna non fanno la guerra fra di loro, ma nel frattempo fanno la guerra al Reich e fanno la guerra ai giapponesi. Quindi una ristrutturazione egemonica senza guerra sistemica noi non l'abbiamo ancora vista. Quindi no. magari non si fanno la guerra chi viene prima e chi viene dopo, ma nel frattempo ci sono dei challenger che comunque necessitano, mettono in moto una dimensione conflittuale sul piano militare che poi dà
apre lo spazio per una ristrutturazione internazionale. Poi, assolutamente, tant'è vero che presuppone tutto questo il suicidio europeo a livello politico, se vogliamo, con questa chiave qui, cioè la distruzione di quello che è l'ordine europeo egemonico, ecco, questo sia. Assolutamente, e poi soprattutto cito brevemente il passaggio dall'egemonia della sterlina del dollaro, è comunque, diciamo, ha un esito cooperativo a Bretton Woods, ma gli Stati Uniti si sono impegnati per smontare pezzo dopo pezzo, in qualche modo, l'egemonia della sterlina. Quindi anche lì, pacifico, perché non si sparano fisicamente, non c'è una guerra calda fra di loro, però è comunque un passaggio che non può essere, diciamo, di cui non possiamo trascurare la dimensione comunque competitiva e conflittuale anche fra, diciamo, potenze culturalmente omogenee, diciamo così, per lingua, per cultura, per tradizione. E sul Medioevo, allora, diciamo, sì, storiografia tedesca dell'Ottocento utilizza il concetto di egemonia anche in relazione, rileggendo la storia medievale d'Europa, però ammetto che da quel punto, cioè, sotto questo aspetto non so risponderti con precisione. Cioè, sicuramente quello medievale è un contesto policentrico, un contesto di interdipendenze, e che sicuramente si presta di più rispetto a quello, diciamo, romano imperiale per fare questa cosa, però che io sappia, diciamo, di analisi contemporanee su questa cosa non le conosco, però probabilmente mi sono sfuggite. Altri interventi? Se ci sono benvenuti. Allora, se non ci sono, ci fermiamo qui. Naturalmente ringrazio a nome di tutti Lorenzo per questa presentazione molto ricca e anche per la discussione che c'è stata. Come avevo detto all'inizio, oggi era un passaggio molto delicato perché era il primo dei seminari di Incipit. Dovevamo quindi cominciare in qualche modo a definire il modello col quale volevamo discutere, la forma, e mi pare che oggi abbiamo visto in azione un modello che può funzionare in modo molto efficace. Quindi sono molto grato a Lorenzo e molto grato alla Fondazione Gramsci e naturalmente a Silvio per aver proposto questo tema che ha generato una discussione così ricca. La cosa per noi, come abbiamo detto tante volte, e costruire una discussione, un dibattito nel quale partecipano studiosi, ricercatori, allievi che vengono da istituti diversi con esperienze diverse, perché ci è sembrato, appunto, l'abbiamo detto tante volte, per usare un termine in moda, che la contaminazione, come si usa a dire oggi, si appare fondamentale come fondamentale la sinergia. Noi abbiamo anche detto che questi seminari per noi sono particolarmente rilevanti perché dovrebbero costituire, appunto, la base dei volumi che Incipit, nell'ambito del centro edizione della Scuola Normale, intende pubblicare. Mi pare che il lavoro di Lorenzo sia molto maturo e che noi si possa, appunto, pensare al suo lavoro come a uno dei primi dei volumi che Incipit intende pubblicare. E da questo punto di vista, anzi, d'accordo anche con Maria Vittoria Benelli, che poi, diciamo, è l'architetto di tutto questo complesso lavoro, pensiamo i primi volumi di pubblicarli verso dopo l'estate, insomma, settembre-ottobre, anche per permettere a chi sta lavorando di chiudere in modo sereno il proprio lavoro, convinti come noi siamo che la qualità è quella che ci interessa in modo particolare. Quindi veramente grazie. Come ho detto, il prossimo seminario dovremmo tenerlo fra il 22 e il 27 di aprile. L'argomento sono i quadernucci di Machiavelli, cioè sono le carte, un centinaio mi pare, di carte di Machiavelli che Daniele Conti ha scoperto. Sono un evento eccezionale nell'ambito degli studi su Machiavelli, sia in generale sul pensiero politico, umanistico, rinascimentale e moderno. Anche questo spero, ecco, che abbia una capacità di
porre problemi, anche di suscitare piacere in chi lo segue, perché il nostro problema è di fare questo lavoro con piacere, come è accaduto appunto anche oggi. Concludo ringraziando tutti e con amicizia particolare Elisa Guidi, che è quella che ci consente di lavorare in questo modo, organizzando appunto tutta la parte tecnica, ma Elisa lo fa perché oltre ad essere una tecnica è una che come dire, è perfettamente in grado di capire gli argomenti teorici, storici di cui si parla. È una di noi a tutti gli effetti. Grazie Elisa e grazie a tutti voi. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci.